Ciao a tutti ragazzi da Crozzotrove e bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video della Road to Level 99 di Nozomi Eleven Go con Stone Stuono. Ragazzi, ci risiamo, siamo con questa nuovissima sfida con la New Nazuma Elite. Ragazzi, solo il nome è davvero molto molto bello, chissà sarà anche forte la squadra. Allora, mentre la squadra è la storia, e attenzione, questa potrebbe essere una partita importante per più ragioni, anche perché, beh, a parte che sarà quasi un ritorno, perché da tanto che non faccio questo video, questa tipologia di video, quindi ragazzi spolliciate mi raccomando, ma soprattutto perché forse Eugene andrà a livello 99 in questa partita, vorrei dire che tanto è panchinaro come al solito. Va bene, questa è la nostra squadra titolare, sempre al solito. Attenzione che contro abbiamo Zanark, ragazzi, con questa New Inazuma. Attenzione, partiamo subito. Da un bel po' che non gioco, però ragazzi mi piacerebbe avere tutto il vostro supporto, anche perché volevo portarvi molto presto anche alla 100 curiosità, insomma, 100 cose che non sai su Inazuma. Quindi fatemi sentire il vostro supporto supportandomi, voi sapete come. Allora, livello nuovo intanto, e andiamo avanti. Miximax, loro io lo userò per Zanark, sì, ok. Michael Miximax, grande, ottimo, ottimo, ottimo. Vai Zanark, senza paura. Allora andiamo anche con lo spirito guerriero, ragazzi, perché non abbiamo paura di niente proprio. E allora dai, 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 dai. Una cosa, ragazzi, importantissima, aspettate. Dato che saranno i fan di Inazuma che vedranno questo video principalmente, e mi avete chiesto, dato che sto facendo la maratona di Pokémon, di fare la maratona di Inazuma. Ma ragazzi, la maratona di Inazuma l'ho già fatta, è partita ancora un anno e mezzo fa circa. Quindi mi raccomando, andate a vedere tutti quegli episodi, vi lascerò, se mi ricordo, in descrizione il primo video magari del Inazuma Eleven 1, quindi l'inizio di quella maratona. E mi raccomando, andate a vederla se siete fan di Inazuma, che è davvero stupenda. E sì, qualità anche abbastanza buona, insomma, per essere insomma di un anno e mezzo fa va anche abbastanza bene. Tanta attenzione però qua. E sì, ce la fa Zanark, il nostro Zanark, che c'è il Gallagher per primo, ragazzi, con Zanark grande. Solo noi ce l'abbiamo, è nostro, è nostro. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate a vedere quel video, che è molto molto bello secondo me, cioè quel video in generale e poi quella serie di serie. Perché ho fatto, ragazzi, ve lo ricordo, ho fatto Inazuma Eleven 1, Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve. Poi ho fatto Inazuma Eleven 3, Ogre all'attacco. E vi ho fatto Inazuma Eleven Goluce, Inazuma Eleven Crosstown Tuono. Insomma, Goluce l'ho fatto ancora prima, Tuono invece l'ho fatto l'estate scorsa. Quindi ve le ho fatte tutti, ragazzi, di Inazuma. Ho fatto anche Strikers, quindi e cercate, basta che cercate insomma su YouTube, sulla barra della ricerca, Core 09, Inazuma Eleven, cercate 1, 2, 3, Strikers, Luce o Tuono, e vedete tutto, ragazzi, tutto tutto. Purtroppo Zan che si è fiancato, come dico io, non so se esiste questo verbo. Allora, salto esplosivo di Zan, che è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Olè, mi piace talmente tanto usarlo perché è bellissimo come mossa, poi vedete tutto evoluto adesso. Miximax, allora io direi di mettere Ario col Miximax. Tra l'altro siamo sicuri che i ruoli siano giusti, perché vedo Victor e Zan anche molto indietro, vabbè. Proviamo a fare anche il salto esplosivo un'altra volta. Comunque anche la trivella infuocata, non mi ricordo come si chiama, è davvero molto molto forte di Zanark. Allora, no dai però, ho sbagliato. Un errore che gli è andato benissimo, ragazzi, quell'errore lì, eh. Tu fai tutto quello che vuoi. Ok, guarda che tiki taka, ragazzi. Proiettile d'aria, deve andare per forza. Vediamo un po'. Grandissimo, grandissimo. Fai, devo dire la verità, mi ha deluso poche poche volte, sia nella serie che in questa amichevole, devo dire la verità. Ottimo, non è fuori gioco. Ah, mi ha preso. Mi hai preso. Ah, è Goldie. Non ho visto che c'era Goldie. Forte, ragazzi. Fortissima Goldie. Dai, dai, vai, fai. No. Però un tiki taka incredibile. Ryoma però ce la fa a intercettare. Andrà col dragone sorgente. Questa l'ho già vista. Non so chi sia l'avversario. Colpo critico contro un colpo critico. Vince il nostro colpo critico. Mi sembra giusto. Allora, noi. Ah, ci ha preso Gold di nuovo.
Ai 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 ragazzi, gol è molto forte per l'impasto, conosciamo. No, stavo schiacciando lo spirito guerriero, vabbè. Io potrei anche fare così. Un po' alla Girardino del Piero, però non lo so. Andiamo con la squadra reale. Mi sto riferendo ovviamente alla semifinale dei mondiali 2006, perché per chi c'era. Allora, va bene. Goldi potrebbe farsi qualcosa, però non è intervenuto, ok. Andiamo. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Dai, dai, Arion, che se lo scritto ora ero il Mixi Max. Bravissimo, Arion. Vai così, vai così, vai così, vai così. Vai, capitano. Anche se io preferisco Riccardo come capitano. Vabbè. Pugno di Pegaso, ragazzi. 804 che andranno a circa 790. 678, vabbè. Non usa niente il portiere, allora ci sarà il gallo e il gol per la rima, ragazzi, con Arion Sherwind. Ma tanto che lo segnavo, sbaglio, no, mi sbaglierò, vabbè. Comunque, ragazzi, cerchiamo di arrivare al 5-0, sarà difficile, però. Che non è difficile, non è facile questa squadra. Chiedo quell'avversaria qua, è molto molto forte. Io cercherei di spremere al meglio il nostro Arion, usando l'armatura adesso e andando con un tackle illusorio, perché sennò Zanark è veramente difficile togliere la palla, eh. Così lo uso per togliere la palla a Zanark e cercare di andare a fare un gol. Lui mi attacca, attenzione. E ce la facciamo. E ce la facciamo, ragazzi, con Tecno Illusorio V4 di Arion. Comunque, una cosa che ho notato è che Tecno Illusorio è sempre laggante, cioè lagga sempre. Vabbè, è un difetto quindi della produzione, diciamo così, di quella clip. Ok, spada reale, abbiamo visto prima. Cerchiamo di fare qualcosa di carino e simpatico. Allora, vediamo un po' qua, Miximax, non ci interessa. Un pochino sì, perché ha usato questo qua, però noi abbiamo la spada reale, che costa 0 con l'armatura. E non ci fa nessun problema questa festa floreale avversaria. Andiamo ancora con la spada reale. Goldi, non ci prenderai, non ci prenderai, siamo troppo veloci. Ok. Allora, faremo l'assalto invincibile. Assolutamente, ragazzi, l'assalto invincibile. Con Victor e Zanark. 974, mamma mia. Assalto invincibile. Attenzione, parata negativa. Non può nulla. E c'è il gol per la Remo, ragazzi, con Arion Sherwin, fa una doppietta splendida. Che belli sti gol, ragazzi. Che belli sti gol. Ok. 5-0 sembra sempre più fattibile. Speriamo bene. E mettiamo Arion. Serve per togliere il pallone a Zanark, più che altro. Perché non penso abbia energie per. Avrebbe ancora energie forse per arrivare fino alla porta avversaria, non lo so. Deve farcela. Tegli illusorio, quello qua. Allora può provarci. Aia, ci ferma. A dire l'errore, non ci ferma per niente. Perché andiamo avanti. Sempre con la spada reale. Dritti, ragazzi. Dritti, dritti. Ancora spada reale. Vediamo se ce la fa contro l'impasto. Oh, io ce la fa addirittura contro l'impasto di Goldi con una mossa fortissima. E andiamo. Fallo! Ma dove fallo? Ma come? Ma no! Ma perché? Non è giusto. Vabbè. Evitiamo Arion lì a pressare. Ahia, mi ha fregato. Dai, Arion. Fa un tiki taka impressionante. Purtroppo Arion è sfiancato. Ti sei adesso a Fei. Proiettile d'aria. E su Zanark. Zanark non ha più energia e Goldi continua a fermare Zanark, ragazzi. La bestia nera proprio. Anzi no, fallimento. E allora andiamo. E allora andiamo, anche se non hai molte energie, caro Zanark. Io ti faccio una condivisione, perché bisogna raggiungere 4-0 prima del primo tempo, della fine del primo tempo. E siamo, ragazzi, al 29esimo. Ce la facciamo assolutamente. Spirito guerriero, livello più. Attenzione, abbiamo anche un livello in più dello spirito guerriero. Allora andiamo con questa prigione purpura livellata, ragazzi. Andiamo, 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 andiamo. Dai, 764, buonissimo. Per essere così stanco. Ricordiamo ancora Miximax, ma poche energie. Dai, dai, dai. Parata negativa, attenzione, questa era una bella sfida. Aia, la parata purtroppo. Fallo, rimesso laterale. Mi sa che non faccio in tempo.
Ci provo, ce la faccio ragazzi, è già il 31esimo. Ma io ci provo ancora. Un'altra visione pur pure, vediamo se ne avrà ancora il portiere. Ho finito le energie con Zanac, ragazzi, lo sospirerò probabilmente a fine del primo tempo. Prigione purpurea. Attenzione, ancora parata negativa però. Ancora parata negativa, non è assolutamente stanco il portiere. Stordito invece. Stordito. E però finisce 3-0 il primo tempo, ma va benissimo ragazzi, va benissimo. Regalare un sorriso. Cosa vuol dire? Paura ragazzi. Beh, comunque faccio delle sostituzioni ragazzi, ci vediamo fra poco insomma. E eccomi ragazzi, alla fine non ho fatto un granché, ho messo Faye in attacco al posto di Zanark, che era finito proprio. E mentre ragazzi ho messo al posto di Zanark, che quindi era diventato esterno, Eugene, sperando che riesca a diventare un 99, eccolo qua, entro la fine del video insomma, grazie all'esperienza che riceverà. Ora vedo che ci sono un sacco di spiriti guerrieri avversari in campo, questo mi dà molto fastidio perché posso avere una grande superiorità, ma attenzione, ce la facciamo con la nebbia avvolgente e andiamo subito allora. Spirito guerriero di Victor Blade. Allora subito ragazzi, andiamo, che mi piace anche tantissimo questo spirito guerriero, come sapete è bellissimo il maestro spadaccino Lancelot. E allora andiamo ragazzi, ce la possiamo fare benissimo. Andiamo, dai, no, peccato, illusione abbagliante. Peccato. Non è finito, guarda questa con la presa al volo. Non è finita. Team Lorca fallisce purtroppo. Tutti addosso, un pressing incredibile in questo momento ragazzi. Guardate quanti rincorro, ma adesso Goldy può usare il suo impasto finalmente. No, attenzione, colpo di scena. Sono talmente livellati e forti anche gli avversari che riesce a distruggere con un colpo critico l'impasto di Goldy, che sapete è fortissimo. Tattica speciale non l'ho capita perché sinceramente erano messi molto bene lì. Proviamo nostri lampi, no cos'era, luce oscura, comunque sbaglio, virtuoso vulcanico. Attenzione, in questo momento c'è Gabi, è tutto nelle mani di Gabi. Proverà con la giungla profonda. Gabi, mamma mia, quante volte ci ha salvati Gabi ragazzi, anche nella serie se l'avete seguita. Gabi quanto forte può essere, forte, elegante, tutto quanto ragazzi. Allora andiamo, è sfiancato anche il portiere, ne possiamo assolutamente approfittare in questo momento. Con anche il Miximax di Victor, subito, Miximax è spirito guerriero per lui. Proviamo a tirare in questo modo, poi useremo l'armatura per il 5-0, ma intanto proviamo a fare questo gol per il 4-0, non andiamo troppo oltre col pensieri. Attenzione, e riusciamo a far fallire l'avversaria. Andiamo subito con Victor, che deve assolutamente segnare, il portiere è senza spirito guerriero, solamente il Miximax 729 è buono. Speravo leggermente di più, ma va benissimo. C'è anche un extra lì, va bene. Parata negativa, ma è senza spirito guerriero, senza natura. E infatti ce la facciamo, nonostante la sua evoluzione 2. Quindi c'è il gol per Raymond con il capocannoniere, forse, non lo so. Victor Blade, penso di sì. Che danza, ragazzi, per Victor. Grande Victor. Ok. Ok, me l'ha data buona, subito addosso, perfetto. Zana che è da un'ora che c'ha questa spirito guerriero, forse è talmente scarso che non lo sa usare. Il nostro invece l'ha usato benissimo. Attenzione, armatura per lui, armatura per me. Bella questa ragazzi, questa sarà una bella sfida, bellissima sfida questa ragazzi. Io ho dato la nebbia avvolgente, mi sembra lui stia usando il salto esplosivo. E vinciamo noi, nonostante lo svantaggio di elemento della mossa. Forse anche perché è V4. Giusto così. E allora andiamo ragazzi per il 5-0. Andiamo. Siamo velocissimi. Peccato qui che ci ha presi, però andiamo col doppio tocco che ho insegnato io ancora tempo fa. Così anche come la nebbia avvolgente naturalmente. Dobbiamo avere quelle mosse in più ragazzi che possono servire specialmente quando si ha l'armatura. Infatti avete visto come è stato utile oggi. Tanto Goldy deve essere stanchissima. No, guarda quante punte c'è ancora, non sa tutto quello che ci ha fatto. Ma il doppio tocco riesce ancora ragazzi. Doppio tocco con Victor, V4 con armature e Miximax ragazzi. È difficile da battere. Attenzione, ce la facciamo appena in tempo. Io direi ragazzi di andare con una bellissima mossa, che è il tornado di fuoco di Victor e Faye. Mamma mia ragazzi, spam 779. E questo probabilmente sarà il tiro del 5-0 che varrà per il super. Vediamo un po'.
c'è il gol per la Raymond e andiamo con Victor Blade 5-0. Quindi livello S per questa partita, se riusciremo a mantenere la rete inviolata, attenzione, abbiamo ancora metà tempo da soffrire, insomma, sperando che non riescano a far niente loro, naturalmente. Victor, che velocità per Victor, ancora Fei, attenzione, Fei purtroppo non ha mosse, quindi si lascia scartare molto facilmente. Attenzione, Victor sfianca, fra poco sfiancherà anche Zanac, spero che venga servito ora Gavi, attenzione, e sfianca però Gavi, cosa ha preso? È buttato via subito, senza pensarci due volte. Attenzione, ancora gol di Pavarotti, Guizzeri, Aerei, ok, no, perché sembrava Aerei, non mi pareva il caso, ok. Ancora contropiede adesso, no, attenzione, ci ha rubato il pallone, più che altro un erroraccio. Comunque non mi interessa niente, ragazzi, evoco lo spirito di GP, bisogna mantenere il risultato, bisogna tenere blindato con la difesa anche a costo di chiudersi un pochino. Allora andiamo, dai, con JP, con il suo spirito warrior, attenzione a Ryoma adesso che prova a contrastare Food qualcosa, non lo so, purtroppo non ci riusciamo. Allora c'è il salto animalesco, che lo vediamo perché è davvero bella come mossa. Ok, Eugene lì mi sembra un po' un pesce fuor d'acqua. Attenzione, adesso c'è anche Sor che non aveva apparso in tutta questa partita, voleva fare un intervento decisivo, adesso lo fa su Simeon, ragazzi, non su una caso, su Simeon. E allora 1, 2, 3, zacchete, ce la facciamo, e anche di molto, quindi va benissimo così. Su, no, non c'è tutto questo bisogno di tenere il pallone. E attenzione, Arion, anche se è molto stanco a fare pressing là in attacco, adesso ha poca energia e pochi punti tecnica, ma riesce a fare questo take illusorio che allontana ancora una volta l'attacco avversario. Fei riesce a mantenere il pallone in mezzo, cioè in aria più che altro, no, non è che quello, in campo, ecco. Attenzione, sbaglia il rinvio, il portiere, troppa agitazione, con troppa fretta. Allora Victor può tenerla anche sulla bandierina, tanto c'è ancora. Questa volta era, sì, sembra la semifinale 2006, sembra quell'azione là. Ok, riesce però con la presa fatale a rubarci il pallone per pochissimi punti, devo dire. Bisogna adesso con la temibile orca, niente da fare, fallimento, quindi ci sarà l'avanzata ancora, l'ultima speranza. Attenzione, proviamo con Ryoma adesso, Ryoma proverà la presa fratale, non ce la fa. Ancora la salta di Malesco, però sono usando un sacco di punti, ragazzi. Però io, se non ti dispiace, stavo attivando lo spirito aereo e non me l'ha fatto fare. Attenzione, attenzione adesso, armatura andrà con il giro di vento, mossa che conosciamo benissimo, è davvero forte. Attenzione però, allora di cui togliamo, abbiamo lo spirito guerriero di JP, io direi di blindarmi anche con Gabi, che forse è il centrale sinistro, devo farlo più per Goldi che essere quella centrale, però non importa proprio nulla. Andiamo con Sor, potrebbe fare un secondo intervento importantissimo, lo fa. Sor è il classico giocatore che chiami poco in causa, ma quando chiami in causa si fa sempre trovare pronto, eccolo qua. E allontana subito il pallone, giustamente. Ryoma per Peabody, che tocca il suo primo pallone, Eugene Peabody, per spazzarla via. Attenzione adesso, sfianca, per così dire, Arion. Miximax anche fa perdere un po' di tempo agli avversari, ovviamente a JP, per chiudersi. Se provasse un tiro disperato, noi siamo prontissimi là in porta con JP. Sfianca però, attenzione, e finisce qua 5-0, ragazzi, siamo chiusi benissimo, abbiamo attaccato benissimo, quindi partita direi perfetta, benissimo così, ragazzi. Mi è molto piaciuta questa partita, spero sia piaciuta anche a voi. Ma quando, ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Io vi ringrazio per la visione, vediamo un po'. Eugene al 99, ragazzi, questo è il primo di, spero, una lunga serie composta di 16 giocatori che arriveranno al 99. Vedete, quello messo a peggio, per così dire, è Subaru a 81, magari non arriverà al 99 lui entro questi, non so se farne 5-10 episodi, dipende da voi dai commenti, vedere chi è arrivato fin qua deve dirmi ovviamente quante ne vuole. Comunque, ragazzi, con lo spolliciare, scrivete, commentate per superare la serie, e dai che ce la facciamo, benissimo, benissimo, ragazzi, andiamo avanti così.